Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Giangi e i suoi amici. Di cosa si tratta? Beh, è solo un altro canale di gameplay. Chi è Giangi? Giangi è un ammasso di pixel e nient'altro che un ammasso di pixel che noi andremo a impersonare ogni qualvolta che giocheremo a un gioco. E potrà essere qualsiasi cosa a seconda del gioco che andremo a giocare. Com'è venuta questa idea? Beh, diciamo che ho fatto un sogno terribile in cui mi ero davanti alla televisione in stile Arancia Meccanica e tentavo di cambiare canale, ma c'era soltanto tipo Foro, un Grande Fratello VIP, Uno Mattina, cazzate varie. Ero veramente depresso finché a un certo punto mi appare Giangi e mi sussurra solo questo: Giangi and Friends. Mi sveglio di colpo e subito sapevo cosa dovevo fare, quindi pronti ragazzi, iniziamo questa avventura. Perché inizio con questo gioco Spore, Galactic Adventures, è secondo me un gioco un po' sottovalutato, è un gioco che tratta il tema dell'evoluzione in sostanza, si parte da una forma di vita unicellulare per arrivare fino all'evoluzione di una forma di vita in grado di esplorare l'universo. Il tutto avviene attraverso cinque fasi che sono la fase cellula, la fase creatura, la fase tribù, la fase civiltà e la fase appunto spaziale. Dunque, non perdiamo tempo. Vediamo un po'. Gioca. Ah sì, siamo già in gioco. Dobbiamo scegliere una nuova partita e dobbiamo sceglierla su un pianeta. Qua ce n'è di già esistenti, di mie partite pregresse. Dove andiamo? Direi che possiamo andare qua. Scegli una fase. Perfetto. Sì, partiamo ovviamente dall'inizio, la fase cellula. Scegli la tua dieta. Allora, noi possiamo scegliere se essere erbivori o carnivori. Cosa vogliamo fare? Boh, partiamo da erbivori, tanto poi possiamo anche diventare ibridi, ovvero onnivori, ma non vi svelo nulla. Scegli un tema. Che diavolo è un tema? Va bene. Nessun tema, vabbè, vai avanti. Difficoltà, facciamo normale, dai. Dai un nome al tuo pianeta, Sgaerti, già quello che mi dà è un nome straordinario. Teniamo Sgaerti, che è fantastico. Avanti. Eccoci qua l'introduzione. Questo è il modo in cui noi raggiungiamo il nostro pianeta Sgaerti attraverso un meteorite e inizia la vita di Giangi, signori. Minchia, un pianeta con l'acqua verde. Mi sono andato a prendere. Va buona. Eccoci precipitare negli abissi dell'oceano, dove dovremo iniziare la nostra lotta alla sopravvivenza e all'evoluzione. Dai Giangi, fatti valere, mi raccomando. Non mi ricordo nemmeno. Allora, eccoci al brodo primordiale. In Spore sei tu a plasmare il futuro con le tue scelte. L'obiettivo delle cellule è nutrirsi, crescere ed evolversi. Il livello di crescita è indicato dalla barra dei progressi sottostante. Eccola qua, bene. Questa è la barra dei progressi, grazie al nutrimento otterrai punti DNA da spendere per acquisire nuove parti e far evolvere la cellula. Ok, nel progredire le sue dimensioni aumenteranno insieme a quelle dell'ambiente circostante. Ok, eccoci qua, Super Giangi. Ci muoviamo, andiamo a prendere. Ah no, noi siamo erbivori, quindi non possiamo mangiare sta cosa. Andiamo a cercare dell'erba, eccola qua. Niam. Niam. Qua chi c'è? Cosa possiamo? Ah, mi hai fregato un pezzo d'erba, maledetto. Chi sei? Minno. Minno, vieni. Boh, vattene Minno, non mi interessa. Andiamo alla ricerca di. Sei un erbivoro, puoi assaporare le piante verdi per mangiare, certo. Forza, forza, forza. Che palle, dov'è l'erba qua? Forza, forza, abbiamo fame di crescita. Che bello il nostro Giangi con quegli occhi laterali e i baffetti. Sembra un po' un Rovazzi del
del brodo primordiale. Via 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 via, quella è mia, 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 niente da fare, me l'ha fregata. Chi è questo? Un altro minno. Attenzione, abbiamo, ecco, vedi, abbiamo raggiunto il primo step della barra evolutiva e siamo un pelo ingranditi. Andiamo avanti a mangiare. Attenzione, frammenti di metallo sono la chiave per tornare. Attenzione, quando vi prendo una passi sopra per raccoglierla. Ok, andiamo a raccogliere questa nuova parte per il nostro Gianji. Aculeo. Ok, ho preso un aculeo. Per, ecco, vedi, per poterci modificare e inserirci le nuove parti che raccogliamo, dobbiamo chiamare giustamente un partner e procreare. Siamo pronti? Ah, eccola, eccola, via. Dai, unicellular Gianji, fatti valere. Eccoci qua. Creatore di cellule. Puoi cambiare modalità in ogni creatore cliccando sui pulsanti relativi qui sopra. Prima di tornare al bordo primordiale, prova la modalità colore. Ok, creiamoci un po' il Gianji. Magari sta parte la taglio, perché starò sicuramente 100.000 anni a crearmi il Gianji. Comunque vedete che si può personalizzare la nostra creatura. Ah sì, ecco, bisogna aspettare un attimo. Questa sembra un'ape. Questo è un po' butterato. Poi cosa si può fare? Ah, qua. Eccolo il nostro aculeo che abbiamo trovato. Glielo andiamo a ficcare, io direi, davanti. Ah, si può anche dimensionare le parti. Facciamo gli aculei giganti. Ottimo. Fantastico, così, proprio cattiverioso. Lo mettiamo così. Possiamo anche modificare la forma. Così. Boh, si possono fare un sacco di belle cosette. Qua abbiamo altre parti. Mascella, acqua, carne da caccia e altre cellule, mangia i pezzi di carne. Quindi possiamo anche diventare carnivori in un secondo, poi più avanti potremo anche farlo onnivoro, mi sembra di ricordare. Comunque vedremo. Adesso io proseguo con la creazione di Gianji e ci rivediamo fra poco. E rieccoci qua, ragazzi, abbiamo creato il nostro Gianji. Non è che l'abbiamo modificato un granché, però credo di aver fatto un lavoro spettacolare. L'abbiamo fatto un po' a poa, così, un color verde per mimetizzarci un po' in acqua, a poa fucsia, che sono un po' i suoi brufoli, perché è in fase preadolescenziale ancora. E nome specie, ovviamente, Gianji. Descrizione, unicellular Gianji. Anzi no, chi se ne frega, non descriviamo niente. Etichette, non mi interessa. E credo che siamo a posto e possiamo ripartire. Bamf. Eccoci qua. Bam, cattiveria Gianji. Andiamo un po' con i nostri nuovi aculei. Andiamo a prendere un po' di erba. Tu che cacchio vuoi? Eccoci qua. Ah, volevi fare il figheiro. Vieni qua adesso. Eh? Adesso chi è che fa il figo? Ma non posso ucciderti. No, sei troppo piccolo. Questi forse sì, però. Ma questi sono troppo grandi. Aia. Gli ho fatto malissimo. Che forte, Gianji. Ciao. No, questi mi danno solo carne. Che mi frega. Ma lo stesso, facciamoli vedere chi comanda. Questo l'abbiamo spinto a prendere un pezzo d'erba. Vabbè, basta, tanto non ci serve la carne che ci mollano. Andiamo a mangiarci la nostra erbetta. Questo è mio, vattene. Op. Op, 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 op. Aiuto. 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 Ah! Via, via, via.
Guardate che bestie sotto che abbiamo. Fuori dalle balle. Ma che palle, mi rubi anche il cibo. Via tu. Mamma. Op. Andiamo. Questo. Siamo cresciuti ancora. Guardate le bestie che ci aspettano là sotto. O là sopra, non so. Questo chi è? Grubby. Via, vattene. Scappi, eh? Tu chi sei? Come cazzo ti chiami? Non posso neanche farti fuori. Attenzione, anche quelli più grossi, Giangi, non ha paura di nessuno. Si chiamava Turbo il tipo, peraltro. Mi interesserebbe sapere come becco altre parti. Qua sì che c'è cibo. Mamma mia. Ehi. Vattene. Questo è il territorio di Giangi. Non c'è dell'altro cibo, è troppo grande quello, accidenti. Proseguiamo. Ah, sblocca le parti, caccia delle cellule, rompi dei frammenti di meteora per sbloccare nuove parti. Ok, i frammenti di meteora quali sono? Non lo so, però possiamo cacciare le cellule. Guarda quello come va, sicuramente mi molla il turbo questo. Ma chi lo becca? Vieni qua. Ah! Maledetto. Ma dai. Ah, yes, eccolo il turbo, ragazzi, ce l'abbiamo anche noi. Abbiamo preso il jet subito con il richiamo. Sfruttiamo subito il jet. Dove sei? Eccoti. Vieni ad accoppiarti, Giangia. Oi, giù le mani dalla mia Giangia. Eccoci qua, abbiamo preso il jet. Come costa troppo? Costa troppo. 25 costa. Noi ne abbiamo 14. Ma cos'è sta cosa? Il nostro budget. Come si prende il budget? Ti ricordi? Ah, mangiando. Vabbè, niente, siamo venuti qua per niente. Indicatore. Ok, non si può riempire il nostro essere di parti, perché se no diventa troppo complesso. Comunque è un problema che per il momento non ci tocca. Niente, siamo accoppiati per niente. Anzi, vabbè, non ci si accoppia mai per niente. C'è sempre del diletto, tutto sommato. Niente, dobbiamo mangiare, uccidere, che minchia ne so. Dai, vieni qua, vediamo quanto abbiamo. 14, vediamo cosa succede se io caccio questo Grubby. Se mi aumenta. No, non aumenta. Se mangio l'erba. Aumenta se mangio l'erba. Perfetto, allora mangiamo erba tutta. Vai via, è roba mia questa. Oh. Gnam gnam. Cosa? Sì. 17, quanto ci voleva? 18. Mamma mia, guarda quanta roba. Paiura? Attenzione, cosa succede? Royal Rumble nel brodo primordiale. Noi ci faremo valere, fuori dalle balle tutti. Cosa fa questo? Mi sta avvelenando. Ah, bombo. Ottimo. Abbiamo 21. No, ecco, un pezzo, attenzione. Però c'è del veleno, mi pare, intorno. Giriamo alla larga, cos'è sta cosa? Svolta rapida, le ciglia, fantastico. Però già non abbiamo soldi per il jet, figurarsi per le ciglia. Aiuto. Il gioco si fa sempre più duro, mi sembra. Mangiamo. No, questo è finito. Là sopra. Guardate le bestie sotto. Lì si stanno massacrando per un pasto caldo. Attenzione. Rissa. Ah!
Siamo salvi, non nella scia, non nella scia. Giangio è morto, attenzione. Non importa. Vabbè, dai, la prima morte di Giangi ci sta. Abbiamo 24 soldi. Possiamo già prendere il jet, quindi direi di accoppiarci. Ah sì, devo avvicinarmi. Ehi, 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 ehi. Che carini. Ecco qua, le ciglia costano 15, il jet 25. Il jet devo dire che però potrei vendere il codino per 15, attenzione. Quindi posso permettermi sia il jet nel culo che le ciglia, che le mettiamo. Cazzo ragazzi, guardate che bestione, è fantastico il nostro Giangi. Questa lampadina col turbo e gli aculei. Vediamo se possiamo cambiare il colore, non capisco perché, ma dalla regia mi danno questo suggerimento. Questo è molto carino, a dire il vero. Giangi, ma che figura misera ti faccio fare. Non lo so, sono indeciso tra questo. Ok, dalla regia mi dicono che questo va bene. Cazzo, guardate che potenza. Ah, però possiamo anche aumentare e diminuire. O gli mettiamo un buco del culo enorme o piccolissimo. Preferisco piccolissimo, tanto le prestazioni dovrebbero essere le stesse. Direi che sembra un pavone di 4 miliardi di anni fa. Bello così, non mi dispiace. Non vorrei bruciarmi le pinne col turbojet. Dai, così. Via, pronti con questo temibile Giangi. Come cazzo metto il turbo io adesso? Ah, lo fa da solo, va già a 200 all'ora. Guardate che sprint, ragazzi. E oppure la svolta rapida con le ciglia. Ormai siamo imprendibili. Sì, però io devo... Però io se finisco così divento erbivoro e sinceramente vorrei diventare onnivoro, quindi devo prendermi un pezzo di meteorite. Go 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 go. Sputa veleno, fantastico. Però prendo punti anche ad ammazzare la gente. Questo ha una corazzona, ma non ci fa paura. Ciao. Aia. No, mi tocca assolutamente... col turbo non mi scappa più nessuno. Questo è enorme, meglio che ci dileguiamo. Attenzione, doppio passo alla Ronaldo. Svolta rapida, turbo. Niente da fare, non ci avrai. Comunque dicevo, voglio accoppiarmi assolutamente adesso, perché devo mettermi anche la bocca carnivora, che mi permetterà di evolvermi in un onnivoro. Però per mettere la bocca carnivora dovrò sacrificare qualcosa. Qui intanto abbiamo il veleno, non mi interessa il veleno. È un'arma per checche. Gli aculei vanno più che bene. Credo che dovremmo sacrificare qualcosa. Quanto costa? 15. Potremmo anche sacrificare questa, tanto abbiamo già mangiato
abbastanza erba, non credo che diventeremo carnivori. Mangiamo un po' di carne adesso. Sei terribile, Giangi, ma facciamo così per il bene del tuo futuro. Via ora alla caccia. Mamma mia, che bello. Oddio, questo chi è? Aiuto. Scusa. Mamma mia, sì, hai degli occhi d'affatto, posso dirtelo. Sei enorme però. Vediamo se posso farti fuori. Non abbiamo paura di niente. Attenzione. Cattiveria, il carnivoro Giangi. Ah! Non nella bocca però magari. Attenzione. Abbiamo shottato. È morto. Non ci ha lasciato niente. Che delusione. Eccoci qua un po' di carne. Che casino sto facendo con il tasto del mouse. Ah! Cosa fai? Chi sei? Abbiamo trovato qualcos'altro. Eccola quella onnivora, cazzo, con quello possiamo mangiare di tutto e di più. Ora ci muoviamo un po' di soldi. Ah, qua cosa abbiamo preso? Cos'è? Un'arma elettrica? Siamo veramente fortissimi. Quella è onnivora. Adesso cambieremo di nuovo, ci metteremo la bocca onnivora, ma prima voglio racimolare un po' di soldi per mettermi anche qualcos'altro. Almeno un 15 li voglio fare. Qua mi sa che si... Oh! Via. Oh, e tu? Oh signore, ho visto la morte in faccia. Testa dentata. Rischiato grosso. Oddio, tu no, sei troppo enorme, sei un paffi. Un nome carinissimo, ma sei cattivissimo. Attenzione, diventiamo sempre più grandi. Fanno un po' paura, devo dire la verità, quindi andiamo un po' cauti. Ah! Aiuto! Via, 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 via. Chiama partner, vai al creatore di cellule. Sì, direi di sì perché qua sta diventando un bordello. Qua ci sono altri Giangi. Dove sei? Chiama partner. Sono morto nel chiamare il partner, non importa, lo chiamiamo qua che siamo tranquilli e al sicuro. Eccoci qua, Giangia. Eccoci qua, la proboscide costa troppo, 25, non importa, noi ci liberiamo di... del nostro becco carnivoro e prendiamo la fanta... Hai una marcia in più così, Giangi, lasciatelo dire. Modifichiamolo, dai. Gli aumentiamo il buco del culo. Così, dai, medio. Gli occhi piccoli mi piacciono, gli aculei. Sembrano un po' delle corna, diciamo così, è un ciuffetto. Dai, dai, sei molto grazioso, dai. Sei molto grazioso. Poi cos'altro abbiamo? L'elettrico è molto interessante. Quanto mi danno? 10 solo per gli aculei. Così sei bellissimo, lasciatelo dire.
Vediamo un po' qua cosa ci dice. Siamo onnivori, la tua cellula assorbe liquidi da piante e cellule viventi. Abilità. Ok, abbiamo la svolta rapida data dalle ciglia. Ok, abbiamo gli occhi ovviamente per vedere. Poi abbiamo. Ok, grazie agli aculei abbiamo sta cosa qua, immagino. E in più abbiamo una velocità più 3 grazie al nostro jet. Bene, torniamo nel brodo. Vediamo di farci valere. Mamma mia, sei cattivissimo, Giangi. Cattivissimo e arrembante. Sì, vieni qua, tu sei la nostra prima vittima. Aia. Attenzione! Ah! Vabbè, è morto ma non mi ha lasciato niente sto qua. No, tu vai via che la corrente mi intimorisce. Che brutto. Attenzione, qua rischiamo la morte, forse. Carne così. Perché non me la fa prendere? Ah! Dei problemi di assimilazione della carne, sembrerebbe. Vediamo se. Un attimo, non capisco cosa sta succedendo. Potrebbe essere che dove ho messo gli aculei non mi consente di. Torniamo ad accoppiarci. Di mangiare le cose, il che potrebbe essere un problema per l'evoluzione, il fatto di non mangiare. Quindi direi che dovremmo eliminare questo ostacolo. Così anche non sei male, Giangi, però temo che non sia molto utile le corna rivolte verso qua. Possiamo far come prima, dai, così, anche se eri bellissimo con le corna. Così. Questo a quanto pare dovrebbe essere che ci fa mangiare. Ok, proviamo così. Vediamo cosa succede. Elephant Giangi con la proboscide. Vediamo subito se possiamo mangiare qualcosa. Ah, eccoci. Siamo di nuovo diventati dei mangiatori. Però devo mangiare carne, se no resto erbivoro nell'evoluzione. Oh, la carne, la carne. Se la mangio o no sta cazzo di carne. Mi sembra che mangiamo soltanto erba qua. Attenzione, 2 contro 1 e vince lo stesso. Siamo destinati a dominare il mondo. Qualcuno che mi spara getta tutta. Mangiamo qualcosa. Si è praticamente impalato questa schifezza con 8.000 occhi. Ok, siamo un po' in difficoltà in questa fase, devo ammetterlo. Mangiamo qualcosa, va, andiamocene da sto brodo. Momento di defiance nella storia di Giangi. Mamma mia, quanta gente. Mio, mio, mio. Via. Qua sono tutti cattivissimi, incazzosissimi. È che noi abbiamo solo gli aculei alla fine come arma. Perché siamo delle brave persone alla fine. Ma la carne non me la mangia nonostante io sia un onnivoro. Non capisco, vabbè.
Va bene, non importa. Però se noi ancora prendiamo un punto, possiamo prenderci anche la bocca carnivora, esatto. Accoppiamoci. E vattene tu. E allora noi possiamo adesso prenderci questo mangia i pezzi di carne, questo mangia cellule viventi. Bon, dopo ci proviamo comunque. Boh, intanto mettiamola qua perché dobbiamo spostare la proboscide. Ma cos'è? Allora, così. Così. E così, direi. Direi che sei proprio un super Giangi. Ah sì, mangiamo dal culo, dai. Allora. È vero, è dura mangiare da dietro, effettivamente. Buon, tanto adesso ci mangiamo solo carne, che abbiamo mangiato abbastanza erba. Sinceramente non voglio diventare un vegano. Ma chi è che mi sta attaccando? Cos'è? Ah! Voilà, mi ha aiutato. Ah, hai capito che è tutto dietro. Attenzione ragazzi, fase... Momento dell'evoluzione topico. Congratulazioni, sei sulla strada che porta allo stadio senziente. Lo aspettavo da anni, ve lo devo dire. Sono grato che grazie a Spora io lo possa fare. Quando si tratta di nuotare negli equami, la tua abilità non ha pari, lo sapevo già, grazie. Avanza una prima di nuovo i primi passi sulla terraferma. Ok. Fai evolvere le gambe e procedi sulla terra. Non lo so, va fatto subito. Cazzeggiamo ancora un po' nel brodo, vediamo un po'. Ok, dai, basta, i crediti sembra non aumentare più. A sto punto evolviamoci, ragazzi. Yes, onnivoro. Allora, eccoci qua. Storia. Questa cronologia mostra la storia delle azioni compiute durante la tua vita come cellula. Hai acquisito un tratto che ti ha attribuito abilità esclusive di cui beneficeranno le future generazioni. Quale percorso hai scelto? Vediamo. Quindi, ok. Eccoci qua, ragazzi, la nostra fase unicellulare spiegata in grafico. Via. Gangbang in corso, ma noi ci evolviamo lo stesso. Eccoci qua. Attenzione, possiamo prendere le gambe. Queste sono le cose che noi abbiamo acquisito nella fase cellula. Non so se ci serviranno. Comunque mettiamogli le gambe. Adesso ragazzi taglio perché ci metterò una vita a farmelo come dico io. Spolpaccino, velocità. Muscosauro. Come prendiamo? Fatella. Niente, prendiamo lo spolpaccino. Fantastico Giangi, però adesso ti modificherò un po' che così non mi piaci. Ci vediamo dopo ragazzi. Anzi, direi di terminare qua il primo episodio. Ci vediamo con il prossimo, spero a breve, con la fase creatura. Creatura che io adesso andrò a creare, mi ci vorrà un'eternità, quindi ci fermiamo qua. Niente, la prossima ragazzi, che ci vedremo con un nuovissimo Giangi con le gambe. Ciao ciao.